Ma siamo riusciti ad avere un'interlocuzione diretta con il Ministro dell'Istruzione, con il Ministro della Sanità. Oggi pomeriggio ci è stato riferito che si è tenuto una riunione degli esperti proprio della sanità italiana per dettare le linee guida che saranno oggetto di un DPCM da parte del Presidente del Consiglio Conte, che ci verrà comunicato domattina. Questa è l'informazione che abbiamo ad oggi. Noi abbiamo trasmesso evidentemente tutte le nostre motivazioni e abbiamo trasmesso anche il nostro desiderio di non abbassare la guardia, ma di iniziare a compiere qualche azione per il ritorno alla normalità. Ad esempio sulle scuole? Ad esempio sulle scuole, evidentemente le scuole sono l'argomento più importante. Noi abbiamo proposto al governo di sospendere l'attività didattica, vuol dire riaprire di fatto gli edifici scolastici anche per il momento senza ragazzi dentro, in modo da predisporre gli edifici al meglio e poi verso la metà della settimana poter iniziare con le lezioni regolari. Questo ci permetterebbe di avere ancora un paio di giorni per vedere l'evoluzione del contagio e del virus e quindi di avere un graduale ritorno alla normalità. Ma ripeto, le nostre purtroppo sono solo proposte e la decisione deve essere una decisione presa sulla base di criteri scientifici sanitari e quindi noi ci adegueremo a quanto questo comitato scientifico di cui si farà carico il Presidente del Consiglio ci dirà. Ci auguriamo nella giornata di domani, perché l'ordinanza scade domenica sera e quindi io credo che abbiamo il dovere di dire cose certe ai cittadini piemontesi ed italiani.